Penso sia un po' la fotografia di quella che è stata la nostra serata, dai, oggi probabilmente doveva andare così perché siamo stati veramente, penso, più sfortunati che non bravi in quelle situazioni lì, dai, quindi secondo me in queste partite bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e siamo stati molto bravi comunque a non subire praticamente niente, a parte quel tiro il primo tempo. Però sono partite in cui si rischia di riversarsi tutti all'attacco e poi di perdere malamente, no? Invece abbiamo dimostrato di avere comunque grande maturità nella gestione della partita e direi che siamo contenti e va bene così, andiamo avanti con molta fiducia. Penso fosse fuori gioco perché nel contrasto il portiere è finito oltre me, quindi c'era solo un giocatore alle mie spalle e il regolamento parla chiaro anche. No, ero davanti al pallone. Allora fuori gioco, insomma. Sfortuna vuole che il portiere nell'uscire è finito oltre me e quindi sono finito fuori gioco. Stasera probabilmente doveva andare così. Sì, indubbiamente abbiamo provato a vincere fino alla fine, poi forti del vantaggio numerico dopo l'espulsione del difensore avversario. Ci abbiamo provato, dai, l'importante secondo me è quello che abbiamo dato comunque continuità a quello che abbiamo messo in campo nelle ultime partite e non abbiamo preso gol, quindi gli aspetti positivi sono sicuramente tantissimi e questa cosa ci deve dare grande entusiasmo. Il pubblico ci ha spinto tutta la partita, erano comunque contenti a fine partita, ci hanno applaudito, quindi direi che rimane rammarico per questa serata, ma siamo molto contenti e fiduciosi per le prossime partite. Indubbiamente sì, per quello che è stata questa partita si pensava e si sperava di vincerla, però come ho detto in queste situazioni qua secondo me bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, portare avanti con tutto l'entusiasmo possibile il lavoro che si sta facendo e se si va a Verona domenica fortunatamente si gioca tra pochissimi giorni e si fa un'altra grande prestazione e magari una vittoria, si dà un grande senso a questo pareggio e poi l'entusiasmo piacerà ancora. Apri il tuo tempo alla condivisione, dona il tuo sangue.